lavorare su se stessi, quindi per sbloccare quegli ostacoli che prima erano fuori e poi crescendo sono, li abbiamo interiorizzati in qualche modo, sia una parte fondamentale, come dire, del vivere più creativi, più leggeri, più nel flow, piuttosto che, come dire, vivere al contrario. Qual è il contrario? Vivere nella paura di fare le cose, no? Rendersi conto di aver paura di fare le cose, per esempio, è un primo passo, dire mettersi in gioco è una cosa, secondo me, bellissima da fare. In particolare in questi tempi che sono pieni da una parte di nuove opportunità, noi in realtà stiamo, secondo me, vivendo un momento di grande transizione a tutti i livelli, cioè a livello culturale, politico, economico, tecnologico, personale, familiare, relazionale, spirituale pure, no? Questo sia un ottimo momento in realtà per provare a fare cose anche in una maniera nuova. Tanto del vecchio si sta sgretolando, no?